Daniele Rembado, siamo a finale, che ospiterà gran parte dell'evento, però il territorio finalese, che comprende anche la Valmaremo, la Nolis Potorno, è sicuramente coinvolto da questo evento. Quanto è importante fare squadra, non solo nella bici, ma anche a livello di comuni, di amministrazioni, di territorio? Sì, dicevo in conferenza stampa poco fa, siamo, oltre ad essere molto orgogliosi, anche onorati di essere parte di un evento di questa portata. Un evento che non parla alla Liguria, non parla all'Italia, ma parla al mondo. E il messaggio che viene mandato è che c'è un comprensorio unito, un comprensorio compatto, fatto di persone che dialogano con senso di responsabilità, con buon senso, per veicolare un messaggio comprensoriale di forte appeal a livello di ritorno turistico. Il mondo deve sapere che esiste un territorio che va da Spotorno a Pietraligure, un territorio che ha una vocazione che è quella appunto dell'outdoor, quindi dello sport legato all'aria aperta. Dobbiamo essere in grado di dirlo a voce alta, e se questo avviene perché ci sono persone che con intelligenza hanno saputo riunire intorno allo stesso tavolo più soggetti. Le persone intelligenti, nello specifico, non sono gli amministratori, o forse gli amministratori sono anche intelligenti, ma le persone più intelligenti che hanno saputo mandare questo messaggio sono Finale Outdoor Resort, nella persona di Riccardo Necro e di Andrea Principato e di Enrico Guala, cioè persone che amano il territorio. Le persone che amano il territorio sono riuscite a coinvolgere le amministrazioni comunali, e le amministrazioni comunali a sua volta sono state capaci di coinvolgere il mondo dell'associazionismo e il mondo economico di ciascun comune. Ormai il territorio è compatto e sono sicuro davvero che da qui al medio e lungo termine riusciremo a dare dei risultati davvero sorprendenti.